Io sono di Milano e vivo a Milano, anche se viaggio più di 200 giorni all'anno, per cui sono milanese d'adozione e sono milanese a singhiozzo. La mia città è bellissima soprattutto quando è vuota. Mi piace molto Milano d'estate, la domenica, quando c'è poca gente in giro. Ed è bella perché ci sono due Milano, una Milano che vedi quando cammini per strada e una Milano che vedi dall'alto, no? Dove scopri delle situazioni sia architettoniche sia paesaggistiche assolutamente straordinarie. Per cui Milano è una città molto chiusa, però è una città che passo dopo passo conoscendola bellissima. Ma fondamentalmente per me il Made in Italy deve significare grande qualità, grande rispetto della tradizione guardando al futuro. Purtroppo spesso questo termine Made in Italy viene abusato e io dico sempre dobbiamo difendere il nostro heritage, la nostra cultura, la nostra grande qualità. Il Made in Italy non deve diventare soltanto un fenomeno da duty free shop degli aeroporti, perché questo sarebbe assolutamente negativo. Quindi Made in Italy è la creatività del designer, è l'abilità dell'industria ed è la straordinaria capacità di interpretare le idee da parte di artigiani abilissimi. Sono i casi della vita e indubbiamente conoscevo l'Invisibile per i bei prodotti che l'azienda fa. E quando vi ho conosciuto mi sono sentito subito a casa, perché per me è fondamentale respirare e leggere l'azienda, no? Capire come un'azienda è strutturata, quali sono le persone. Per cui io penso che per fare dei buoni progetti ci deve essere un rapporto assolutamente lucido, chiaro, preciso e onesto con le persone. Per cui devo dire che per me l'invisibile sono le persone dell'invisibile e con loro mi trovo molto bene. È capitato che fin da piccolo giocavo con Lego e con le costruzioni e costruivo case, oggetti e così via. E quindi è una passione che ho sempre avuto sin da piccolo, oltre alla passione per le auto, le moto e i motori. E quindi devo dire che poi comunque sono cresciuto in una famiglia che aveva un piccolo mobilificio, quindi sono sempre stato un po' a contatto con gli oggetti che arredano la casa. Però poi questa passione è aumentata sempre di più, mi sono iscritto all'architettura. Durante la facoltà ho avuto il grande privilegio di poter lavorare per un anno con Gio Ponti quando lui era vivente. Io dico sempre che un anno con Gio Ponti valgono più di 5 anni della facoltà d'architettura e lì ho veramente capito tante cose. Ho capito che bisogna avere grande passione per il progetto, essere molto professionali, seguire il progetto dall'inizio alla fine come un bambino. Ecco, questo è l'insegnamento che mi sono portato dentro ed è quello che cerco di trasmettere alle persone che lavorano con me. Certo, direi la libertà assoluta, perché secondo me questo è fondamentale, anche perché la libertà riflette ciò che è il modo di vivere del consumatore finale, che ama mixare oggetti diversi, disegnati da persone diverse, in tempi diversi, prodotte da aziende diverse. Il mio concetto è questo, non soltanto creare oggetti belli e funzionali, perché nessuno ha bisogno di oggetti funzionali ma orribili, però il concetto di base è soprattutto far sognare la gente, raccontare delle storie e penso che la gente abbia veramente bisogno di evasione, abbia bisogno di storie belle e abbia bisogno di sogno. Io devo dire che viaggio molto e penso che si possa trovare ispirazione dovunque e in ogni cosa nel mondo. Sicuramente mi piace molto osservare come la gente si veste, come la gente si muove, mi piace osservare il paesaggio naturale, mi piace osservare i diversi landscape architettonici che vedo nel mondo e così via. Quindi traggo spunto, io quando viaggio prendo sempre appunti, cerco di memorizzare alcuni elementi di cultura anche molto differenti tra di loro che mi colpiscono e questi normalmente sono dei punti di partenza per i miei progetti, in cui devo dire la parte legata all'uso del colore, la parte legata all'uso della materia è estremamente importante, tanto quanto la forma, però prima di tutto il materiale secondo me è un elemento importante, sia esso artificiale o naturale.
Sicuramente molte cose, sono un grande appassionato di arte contemporanea, ho una grande passione per la minimal art e la pop art, quindi è chiaro, quando guardo i dipinti di Jean-Michel Basquiat, che osava dire che traeva ispirazione dai disegni dei bambini di 4-5 anni, ecco lì ci scopro un mondo, un'energia, una forza che mi danno una carica straordinaria. Mi piacerebbe prendere un caffè con una persona che riesce con grande naturalezza a raccontare personaggi diversi e storie diverse, Meryl Streep. Io prendo il primo caffè di solito al mattino con mia figlia e prendo il caffè amaro perché mi piace sentire il profumo del caffè. Io devo dire che vivo nel nord Italia, sono milanese, però mi trovo assolutamente molto bene in situazioni assolutamente diverse. E poi nella mia vita ho dei periodi, no? Probabilmente se mi avessi fatto questa domanda 20 anni fa ti avrei detto vorrei essere nel nord Europa, vorrei essere a Stoccolma o Copenaghen. In questo momento ti dico nella straordinaria Sicilia. Sicuramente di prendermi sempre le mie responsabilità, di prendermi sempre i miei rischi, cioè io credo fermamente, cerco di difendere ciò che faccio, ovviamente non devo mai nascondermi dietro un filo d'erba, quindi sicuramente nella vita fai esperienze positive, esperienze negative, anche le esperienze negative servono a crescere se ben capitalizzate e quindi credo che veramente sia molto molto importante il fatto di rimettersi sempre in discussione, no? e pensare che se oggi faccio una cosa devo cercare di fare qualcosa di meglio di ciò che ho fatto ieri. Con l'invisibile il concetto era quello di cercare di andare un po' al di là del tema della porta e abbiamo cercato di costruire un sistema di pareti mobili, di pannelli scorrevoli che potessero sicuramente fungere da partizione tra una zona e l'altra e soprattutto che potessero avere un linguaggio estremamente ampio di applicazione, quindi dalla contract al residenziale, dall'ufficio all'albergo e soprattutto una specie di Lego che potesse parlare con l'apporto dei singoli progettisti dei linguaggi molto diversi a seconda dei materiali e delle finiture usate. Devo dire che ho trovato con il team dell'Invisibile una grande propensione allo sviluppo di questo progetto, una grande professionalità, per cui devo dire che è un progetto nato in maniera assolutamente serena e semplice. Ancora una volta porto via la voglia di fare, la voglia di innovare. Oggi bisogna essere contemporanei e senza ricerca e innovazione non si può essere contemporanei. E quindi penso che oggi, che abbiamo come palcoscenico il mondo in termini di mercato, ciò che porto via è proprio questa volontà di cercare di fare sempre meglio e quando dicono che tutto è stato fatto nel design non è assolutamente vero, ci sono ancora milioni di cose bellissime da creare, di ricerche sui materiali da fare e così via. Per cui devo dire che ciò che mi porto via da questa esperienza è proprio l'entusiasmo e la voglia di innovare. Per me l'invisibile è veramente un elemento che sta tra il materiale e l'immateriale, no? Mi piace molto la luce, la potenza della luce che in certi momenti ha forte fisicità, in certi momenti quasi scompare. Quindi il concetto dell'invisibile è un concetto di un prodotto che può essere fortemente presente nell'architettura o quasi assente, quasi invisibile. Quindi devo dire che tendo molto ad affiancare il concetto di invisibile con il concetto di leggerezza e il concetto di leggerezza mi appartiene molto. Penso che le grandi architetture, il grande design siano proprio legati a questo concetto di leggerezza.